ci sono domeniche diverse dalle altre. Domeniche dove in palio c'è più che una singola gara. È questo il caso del 24esimo trofeo Daniele Biffi, manifestazione organizzata dal gruppo sportivo cernuschese Tino Gadda, che in un solo colpo assegnerà il titolo lombardo per gli esordienti classe 2007 e soprattutto garantirà la partecipazione ai campionati italiani di Chianciano Terme ai primi 5 classificati. Insomma, amici di Bici TV, benvenuti a Cernusco sul Naviglio per vivere le emozioni di questo evento sportivo. Una giornata di festa che ha visto al via 135 ragazzi in rappresentanza di una quarantina di società e, insieme a loro, a Cernusco non hanno fatto mancare la loro presenza l'ex professionista Mario Scirea, il vicepresidente vicario della Federciclismo Lombardia Cristian Zagnoni, oltre che al main sponsor della manifestazione, il signor Gianni D'Incao. Ma come detto, questa è soprattutto la domenica dei ragazzi che vogliono sognare in grande. Uno, partita! La seconda gara di oggi, partito il trofeo Daniele Biffi alla memoria. 8 giri da percorrere, 40 km totali. Ma per sognare di passare una 3 giorni di grande ciclismo in Toscana, tra 2 settimane, è necessario mettersi in luce sul tracciato cittadino di Cernusco sul Naviglio. 40 km da percorrere, su un percorso di 5.000 metri da ripetere 8 volte. Nessuna difficoltà altimetrica, ma un ultimo chilometro tortuoso che potrebbe spingere i più coraggiosi ad anticipare una volata che, sulla carta, appare l'epilogo più probabile. E le prime 4 tornate sembrerebbero confermare questa ipotesi. Negli ultimi 15 km, però, la situazione cambia. Il primo a rompere gli indugi è Stefano Gotti, del pedale brembillese, subito riassorbito dagli inseguitori. Poi si registra l'allungo di Brian Ciortino, dell'equipe corbettese, e quello di Emanuele Mondani, della San Giulianese, con Matteo Turconi, della Bustesolonia, che prova a sua volta a mettere il naso fuori dal gruppo. Nessuno di loro, però, ha fortuna. Si arriva così all'ultimo giro con il gruppo ancora compatto, ma con poche forze a disposizione. Ed è in questo momento che Kevin Bertoncelli si inventa un nuovo allungo solitario. Una sorta di marca di fabbrica per il portacolori della Madignanese, che si avvia a prendersi la 4ª vittoria stagionale. Un uomo solo al comando, Kevin Bertoncelli, a Cernusco sul Naviglio. Kevin Bertoncelli, la maglia biancorossa del Bertoncelli. Secondo posto per Sergio Ferrari, della Mincio Chiese, che allunga qualche secondo dopo il vincitore, andando a prendersi un'ottima piazza d'onore. Possono ritenersi soddisfatti anche Matteo Turconi, Federico Agosti e Francesco Baruzzi, che, con i loro piazzamenti, si garantiscono il pass per la rassegna tricolore in Toscana. E ora andiamo ad ascoltare le opinioni dei protagonisti. Bertoncelli, su un tracciato pianeggiante sei riuscito un'altra volta a centrare la fuga decisiva, raccontaci com'è andata la gara. Era andato via un corridore, Matteo Turconi, e poi il gruppo l'ha ripreso e a 3 km dall'arrivo sono riuscito ad andare in fuga e prendere quei pochi metri che bastavano per portarmi alla vittoria.
Vittoria importante perché, come si vede dalla maglia nuova, campione regionale e automatica convocazione italiana. Sì, è una maglia, è una vittoria inaspettata che però volevo e quindi ci tenevo molto. E questa maglia la dedico a mio nonno e a tutto il team e alla mia famiglia. Perché è inaspettata? Cioè, è la quarta vittoria stagionale? Sì, è la quarta. Forse non era il tuo percorso? Sì, non era. Adesso sto preparando gli italiani, quindi non era inaspettata. Sergio Ferrari, secondo qui al regionale di Cernusco Sondaviglio, ennesimo piazzamento di una stagione molto positiva per te. Sì, molto bella, con tanti piazzamenti secondi, 5-6 mi sembra, anche in pista. Fin dall'inizio puntavo alla vittoria, quindi ero determinato e sapevo che ce la potevo fare e subito dopo che è partito Kevin sapevo che le possibilità di vincere erano molto poche. Allora sono partito anch'io, subito dopo, però ho dato tutto e sono arrivato. Per poco, però sono arrivato. Parli come se ti aspettassi che la gara non finisse in volata, cioè l'avevate preparata così proprio? Diciamo sì, che il programma era di non arrivare in volata e di provare un finish surf oppure una fuga. Tra 2 settimane campionati italiani. Cosa ti aspetti di vivere in quei 2 giorni? Allora, intanto sicuramente avrò qualche ansia, però spero di divertirmi tanto e di essere felice e dare il meglio di me. Matteo Turconi, terzo qui a Cernusco sul Naviglio, è mancato un pelo per prendere i primi, però Kevin ha fatto una grande azione. Sì, è partito anche lungo come scatto, praticamente ero andato anch'io via al giro prima, mi hanno ripreso ed è subito partito lui in contropiede, molto furbo, e devo ammettere che è stato molto bravo. Subito dopo è partito Ferrari, non c'era grande iniziativa per andargli a riprendere e non me la sentivo di prendere proprio l'iniziativa, solo io, e allora diciamo che sono andati. Quasi alla fine si è messa davanti uno della GB a fare il ritmo e mi sono buttato dietro. In volata sono riuscito a sorpassare Agosti della Biringhello e sono riuscito ad arrivare terzo. In realtà è arrivata la fuga perché la gara è stata caratterizzata da molte cadute e poi alla fine, anche se non sembra, era un percorso abbastanza selettivo. Un terzo posto che comunque vale la convocazione automatica. Sì, ho fatto una stagione comunque buona, ero sempre lì a lottare e devo dire che è anche il premio per il buon allenamento di tutta la stagione. È stata una bella soddisfazione, siamo contenti di aver organizzato una cosa che rimarrà nei ricordi, perché non so quando capiterà ancora organizzare un regionale. Tra l'altro un regionale che ha visto due finali un po' a sorpresa, una fuga a 4, un arrivo solitario, io non me l'aspettavo. Insomma, l'hanno vivacizzata un po' e quindi questo tutto a pro di una gara che abbiamo organizzato con fatica ma è riuscita bene. Lei ha parlato di ricordi. Sì. Penso che sia uno dei tanti ricordi che avete a Cernuschese, 52 anni di storia. Sì, però io non sono 52 anni che sono qua, io sono un po' più... Ci sono stati personaggi molto più attivi, molto più importanti prima di me, che hanno fondato e hanno fatto i primi anni della Tino Gadda. Poi dopo sono arrivato io, mio figlio si è messo a correre in bicicletta e allora l'ho seguito. I ricordi sono tanti, purtroppo sono tanti anche le persone che ci hanno lasciato. Avete organizzato un regionale in un periodo difficilissimo come per tutte le società, a chi vanno i ringraziamenti? No, i ringraziamenti vanno innanzitutto, devo dire, a tutto il nostro personale, alla società in toto che ci ha seguito per tutto, poi agli sponsor che ci hanno supportato. Conad, il comune di Cernusco e anche la regione Lombardia come patronato ci ha supportato a fare questa gara qua, perché noi abbiamo bisogno, perché il nostro fine è senza fine di lucro, quindi noi abbiamo bisogno di essere supportati tangibilmente per poter
per poter far fronte agli vari impegni che ci sono. Ermanno Zacchetti, sindaco di Cernusco sul Naviglio, una bellissima manifestazione, tanti atleti e finalmente un po' di sport. Sì, Cernusco è davvero orgogliosa e contenta di ospitare manifestazioni come queste che segnano il ritorno alla normalità, al ciclismo, alle gare sportive. Noi siamo stati città europea dello sport nel 2020, lo siamo ancora quest'anno, abbiamo ospitato una tappa del Giro d'Italia. La Cernusca di Tino Gadda è una delle realtà più importanti del movimento sportivo cernuschese e riesce anche a organizzare eventi come questo che ospita in città i più bravi, i più importanti ciclisti esordienti di Regione Lombardia. Quindi davvero siamo contenti di ospitare queste eccellenze e riconsegnare anche agli atleti, agli allenatori, alle squadre, al pubblico, eventi di sport. L'ha detto lei, Cernusco, capitale europea dello sport. Quali sono le altre eccellenze sportive? Ma Cernusco ha una tradizione polisportiva molto importante. A Cernusco si praticano quasi 40 differenti discipline sportive, abbiamo oltre 50 associazioni e con squadre che di tutte le discipline, dal rugby al football americano, il calcio ovviamente, il ciclismo che è una tradizione importante e significativa, l'hockey proprio qua dietro, ma davvero tante discipline sportive, l'atletica che ha consegnato campioni che hanno anche partecipato alle Olimpiadi e quindi davvero in tutti gli sport. E poi il nostro indimenticato Gaetano Scirea, che proprio qui è nato e da qui è partito per giocare, insomma, le prime partite all'oratorio e poi arrivare fino ad essere campione del mondo. Gianni D'Incao, c'è la sua mano dietro questa manifestazione bellissima, campionato regionale esordienti, ha dato un bel supporto alla cernuschese. E penso che la gara abbia ripagato gli sforzi perché sta venendo fuori una bella manifestazione. Una ottima manifestazione, per noi è sempre un piacere dare un contributo per uno sport di grande diffusione, noi che lavoriamo come Conad nel settore della grande distribuzione. Io ho sempre pensato che questi due ambiti, il ciclismo dello sport e la grande distribuzione per i cittadini, debbano viaggiare insieme, possono viaggiare insieme, perché a mio parere il ciclismo è un'attività, un veicolo di grandissima pubblicità e quindi anche interesse commerciale per chi svolge il nostro lavoro. E li abbiamo visti, sono alla fin fine 250 atleti, giovanissimi, più tutto il seguito, genitori, parenti, finalmente si torna anche a vedere questi ragazzi correre. Quali sono le sue emozioni e secondo lei cosa potete fare ancora di più per dare una mano al ciclismo? Ma le mie emozioni risalgono a un piccolo interesse agonistico da bambino, diciamo, ma non più di tanto, nel senso che non ho fatto nessuna carriera neanche nel settore giovanile. L'emozione è vedere i ragazzi che svolgono questo impegno con grande dedizione, magari privi ancora di tatticismi utili ai fini dei risultati, ma impegnandosi fisicamente e mentalmente in questo impegno. La diffusione, cioè la quantità di persone che sta attorno alle gare ciclistiche è impressionante, così come è impressionante l'impegno e la difficoltà anche organizzativa, la sicurezza e tutte le caratteristiche che devono presiedere a questa organizzazione. Noi quello che potremo fare ancora di più sarà, per quanto riguarda Cernusco, in quanto io mi occupo di Conad di Cernusco, sarà aiutare la società Tino Gadda, figura storica e ruolo storico ormai della società stessa, a proseguire in questa attività, migliorare e sviluppare ulteriormente.